Che cielo! Che cielo! L'arrivo 4 marzo è l'arrivo perfetto per godersi una passeggiata intorno a tutti i periodi storici di Torino. Partiamo dall'antica Roma fino ad arrivare alla parte più medievale, poi al Rinascimento e l'ultimo modernismo. Però la piazza è laggiù in fondo. E adesso partiamo dalla parte più antica, che sono le Porte Palatine, cioè l'antica Roma, che si trova laggiù in fondo. Questa è anche una farmacia storica di Torino. Super cool. E anche all'interno di questa farmacia qui potete farci un sacco di cose, tipo fanno anche trattamenti di bellezza. Guardate che roba. Guardate che figa. Super. E anche il palazzo penso sia storico. Sì, c'è il cartello. È del 700, sì sì. Noi andiamo di là a vedere la prima tappa del nostro giro, la parte più medievale che ci sia. Quindi le Porte Palatine. Medievale. Ah, scusate, la parte più romana che ci sia. Quando devo raccontare qualcosa lo divido per punti, poi in mani, perché sennò non mi ricordo più. E c'è ragione. Laggiù c'è la parte romana. Ah, e là c'è anche il palazzo del priore. Pignone. Del Pignone. Le Porte Palatine e il palazzo del Pignone, che andremo a vedere adesso, sono una parte romana e un'altra, l'unica torre medievale presente ancora a Torino. Quindi potete farvi questo giro e poi andare in Largo 4 Marzo, che prende il nome dall'emanazione dello Statuto Albertino e basta, ecco, perché poi è diventata una piazza dove ci si può fare aperitivo e bere. Quindi in realtà... E questa è la torre. Là sopra ci fanno un sacco di feste. E qua c'è l'NH. Carino anche questo perché è tutto nuovo. Quindi se vi serve un hotel, avete un hotel comodo al centro dove non spendete troppo. Ed è proprio di fronte alle Porte Palatine. Il parchetto dei cani che vi dicevo, cioè non è solo per i cani ovviamente, però è questo qui, dove portano tutti i cagnolini a correre. Guardate là, c'è qualcuno. C'è una tizia che sta facendo anche lei un vlog dove sta raccontando. Porte Palatine, via di antica Roma. Guardate che belli anche i dettagli dei lampioni. Carini, eh. E qui se ci venite a quest'ora, che è più o meno il tramonto, è piacevole perché volendo potete anche bervi una birra tranquilli in santa pace. Siete anche due passi da Porta Palazzo, perché superate le Porte Palatine, laggiù a sinistra c'è Porta Palazzo e anche il Mercato Centrale. Mercato Centrale che vedremo in un video perché volevo farvelo vedere anche all'interno, perché è una struttura abbastanza nuova. Ed è anche piacevole perché trovate diverse cose da assaggiare, un po' da diversi... diciamo diversi generi di cucina. Wow. E là c'è il parchetto. Guardate che c'è un cagnolino che corre. Sacchete. E laggiù ci sono... c'è Palazzo Reale là dietro. Yeah. Proseguiamo il nostro tour passando attraverso l'NH e il Palazzo del Pignone per immetterci in Largo 4 Marzo e quindi tornare sulla piazza. Quindi facciamo questo giro a destra. Ma c'è una luce... Vorrei fare i video solo a quest'ora. Eccolo qua, Casa del Pingone. No, l'antica torre patrizia che si intravede sui tetti della casa d'angolo e fra le più antiche della città. Ah, vi abitò Emanuele Filiberto Pingone, lo storico ufficiale della corte di Emanuele Filiberto. Che figo. Noi l'abbiamo chiamato Palazzo del Pignone. Coraggio. È la stessa cosa, ma è Palazzo del Pingone. Il significato è sempre quello, però. E questo è molto bello perché ha conservato la struttura storica anche nelle camere. Carino. Può anche accedere al terrazzo sopra. Anche qua? Sì. Anche in Piazza Carlina, in teoria, però non si sa se col Covid. Qua però non è un bar, è solo una terrazza di passi. Ah, terrazza panoramica? Sì, che giri e ci puoi entrare. Quindi volendo si può salire anche dall'NH di qua. Quindi vedi le Porte Palatine da sopra. Esattamente. Carino. Stiamo immettendo in Largo 4 Marzo, che è un po' la piazzetta trend dei torinesi. Perché si fa ape qui, giusto? Yes. Yes. Guardate che bello questo. E anche qua è medievale. E sotto hanno aperto Forno Ricca, dove potete farci aperitivo. È aperto tutta la giornata, quindi dal mattino alla sera. Carino. Ah, e là dietro c'è un posto fichissimo per fare aperitivo. Sì. Possiamo andarlo a vedere, secondo me. Che secondo me vale la pena. Quando è aperto, perché è sempre un po' un dubbio trovare gli orari di apertura di questo posto. Secondo me è aperto. Se riusciamo a farvelo vedere, ve lo faccio vedere, perché quando l'ho scoperto ci sono rimasta. Stupendo. Questo è classic Sabaudo, giusto? Sì, molto. Troppo Sabaudo questo.
Guarda che carino. Forse si vede anche da dentro. Questo è tipo un'istituzione. Guardate, com'è storico. Vedete? Guardate tutte le foto. Wow, che carino. Questo è molto carino per farci aperitivo la sera. È proprio classic torinese. Quindi poi siete in largo 4 marzo, potete fare cena o continuare la vostra serata pazza bevendo un po' dappertutto. Che comunque qua, questo è un bar tipico torinese. Penne lisce torinese, sì. È un bar un pochino tamarro, però può starci per un caffè veloce, che comunque l'ambiente è carino, vedete? Cioè, continua fino in mezzo alla piazza, che era chiamata anche Piazza dei Giornalisti, perché ci sono 3 statue di 3 giornalisti che hanno contribuito all'indipendenza. Uno di questi è quello lì. Esatto, speriamo che sia così. Qui è il fondatore, proprio questo tizio qui, non lei, è lui. È il fondatore della Gazzetta del Popolo. Continuiamo l'esplorazione di questa fantastica piazza. Ecco, se siete per la musica lounge, questo è il bar che fa per voi. Se siete un pochino più hipster, un pochino più... C'è spazio Vinioli, che è dalla parte opposta della piazza, appunto, perché probabilmente c'è una faida in corso. No, non è vero. Sto scherzando. Adesso ve lo faccio vedere, perché anche quello è molto carino. E qui c'è anche Pizzium, che è una pizzeria. Ma si mangia abbastanza bene qua. È anche abbastanza nuova, ecco. E là dietro c'è Porta Palazzo. Guardate che bello. Soprattutto in quest'ora qua, tipo, potete mangiare lì. Dai, è carino. Questo è Batman. A 15 anni, quando doveva ancora prendere la patente, la macchinina elettrica. Il palazzo che andremo a vedere adesso è il Palazzo del Senato o dei Longobardi, ed è appunto l'edificio legato al modernismo, perché c'è la torre che è stata rifatta nel 2013 ed è stata fatta un po' per commemorare la torre antica che c'era prima, perché l'edificio in cui è stata creata questa torre è medievale. Guardate che bella! Ciao Fabio! Siamo arrivati a Spaccio Vinioli. Questo è già un luogo un pochino più hipster rispetto a quello precedente. D'obbligo non chiedere gli spritz quando li fanno. Si arrabbia anche un po' quando glieli chiedete. Guardate che carino. Ed è proprio nel palazzo che vedevamo prima. Guardate che carino. Cioè, si vede anche la porticina, perché una volta da qui vi davano il bicchiere di vino. Ah, non è vero. Forse sono a Firenze. Guardate. No spritz. Ultima tappa del percorso, che parte dall'antica Roma, va dal Medioevo, poi Rinascimento, fino al Modernismo. È assolutamente Cianci. La piazza in questione è Largo 4 Marzo ed è una piazza perfetta per fare aperitivi, per prendersi un caffè un pochino così diverso dal solito, ed è costruita praticamente in un stile un po' Parigi, ecco. Anche qua c'è tanto di Parigi, a Torino. Guardate che bella. Qua ci potete anche mettere le bici. Ci sono un sacco di posti per mettere le bici. E l'ultimo, nonché lo storico inimitabile punto di maggior affluenza torinese, che come potete vedere è già pieno, ovviamente Cianci, antica piola torinese, super storica. Guardate, c'è già la coda, non so che ora sia, forse le 6:30, forse le 7. Cioè, e questa è praticamente coda tutto il giorno, partire dalle 11 fino alla sera, mezzanotte, l'una. I piatti sono i soliti di Torino, quindi vitello tonnato, cioè cosa c'è? Vitello tonnato, insalata russa, antipasto misto da prendere, e poi e dopo ci sono vino della casa, tagliarini al coniglio e i soliti piatti torinesi. Ci sono tante violi in realtà altrettanto buone, quindi se non trovate posto da Cianci non vi preoccupate, potete trovare un sacco di spunti di posti buoni dove mangiare sulle strade di Torino, che è un blog di Torino. Lo trovate, basta scrivere le strade di Torino. Ci sono un sacco, veramente un sacco di opzioni per mangiare sempre bene. Sono anche i bagni chimici, più di così. Ok, ora passiamo attraverso questa porta, che è tipo una volta. Andiamo a vedere Palazzo di Città, che è il Palazzo del Comune. Qua, in Largo 4 Marzo, nella parte più esterna della piazza, quindi quasi verso l'uscita, c'è Pour Manger, il secondo punto, che fa la patata ripiena. Buonissima anche questa. Ed ecco che
scia via, ma adesso è buio, non si vede niente. Nell'ultimo punto spot, che è Palazzo di Città, dove c'è il comune di Torino. E di solito ci sono nei weekend i mercato dei coltivatori, che vi fanno vedere un po' di cose, potete comprarle direttamente dai contadini. Ma carino, potete andarci la mattina, di solito hanno più cose perché adesso stanno sbaraccando tutto. Che belle queste cose qui. Di sera dovrebbero illuminarsi? Sì, forse sì, di sera si illuminano. Sì. E questo è il palazzo del comune di Turin. De Turin, eccolo qui, palazzo. Bene amici, spero che questo video fantastico sul largo 4 marzo vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a, non lo so, trovare degli spunti nuovi dove fare aperitivo a Torino. E basta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! No, aspettate, se avete dei consigli o dei posti che vorreste visitare o vedere, potete scriverli nei commenti, mi farebbe un sacco piacere. Per il resto potete seguirmi su Instagram, io sono su tutti i social, sono sempre Clara in the Mirror. Ciao! Questa cosa qua si chiama tappeto volante. Sono tutte delle tipo lanternine. Vero? Sì. Ah, si chiama tappeto volante. Vieni con me. Basta.